Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci è ribellato Medical Group. Ne parlavamo anche prima con il mister, una vittoria di carattere, un gol, il tuo è arrivato nel momento più giusto e meritato soprattutto, appunto. Sì, ci aspettavamo una partita del genere, tosta, loro la messa subito sotto il profilo dell'agonismo. Noi venivamo da una partita un po' sfortunata, forse con un atteggiamento all'inizio un po' sbagliato, e volevamo subito rifarci, e credo che abbiamo dato una risposta importante. Abbiamo lottato tutta la partita, lungo largo secondo me ai punti meritavamo qualcosa in più, e poi alla fine fortunatamente anche per bravura nostra è arrivato il gol, e una vittoria importante in casa che ci voleva, sia per noi che ci ha dimostrato ancora una volta il nostro valore, e per i tifosi che vogliono questo in tutte le partite. Vi avevamo visti affranti quando andavate a prendere il pullman dopo la sconfitta di Este. Cosa vi siete detti in questa settimana voi giocatori? Sì, eravamo delusi perché sappiamo di non essere la squadra della scorsa settimana, ma sappiamo di essere questo tipo di squadra. Secondo me abbiamo qualità come gruppo, come singoli, ma possiamo fare anche partite così. Loro hanno messo, come ho detto prima, sul profilo dell'agonismo e abbia risposto secondo me molto bene, e poi il risultato ci ha dato ragione. Ecco, è stato importante il finale. Ci vuoi descrivere quei momenti in cui appunto dopo hai realizzato la rete? Sì, adesso stavo scherzando con i miei compagni in spogliatoio, perché il calcio veramente è questione di secondi, di attimi. E avevo deciso di fare una cosa su quel calcio cazzato, all'ultimo secondo ho deciso di cambiare e probabilmente ho fatto in un secondo la scelta giusta. Poi la palla è arrivata lì e sono stato bravo ad approfittarla. Ha detto che prima il mister non è rientrato benissimo in partita, ma è rimasto qualche problema di troppo, però ci ha creduto fino alla fine, tra le mie volte. Sì, ne sono consapevole, tante volte anche entrare in partita in corso, soprattutto una partita come questa, non è facile. Mi sono reso conto che non ero entrato al meglio, però con la mia esperienza e con i miei campionati dietro non posso permettermi di buttarmi giù se inizio 10 minuti, 15 minuti male, e voglio dimostrarlo ogni domenica. Entrando male basta un minuto per cambiare tutto quello che hai fatto di male e trasformarlo in bene, quindi sono contento di questo, anche come cioè personalmente mi reputo che ho fatto una buona cosa, perché non è facile magari dopo i primi palloni sbagliati diciamo trovare il guizzo vincente. Sì. L'esultanza in particolare ce la racconti? Sì, allora è un'esultanza che avevo fatto i miei primi anni tra professionisti. Com'è così la forma di sì, macchina fotografica? Tipo, nel okay. Senso che diciamo che è iniziata come voglio ricordarmi tutto okay. Quello che di bello mi succede, e okay. In quel momento voglio ricordare così, detto questo è immortalato momento, sì. E vedere i tifosi che esultano per un gol, magari come oggi può essere un gol vittoria, ho voluto festeggiarlo così, e già avevo iniziato a festeggiarlo l'anno scorso, ero ritornato così, ho voluto continuare questa cosa. Abbiamo visto il mister che appunto in questa partita ha cambiato modulo, e secondo te qual è quello giusto? Ma io, allora, come io penso che abbiamo un gruppo, una squadra molto importante che può fare grandi cose se entra con un determinato atteggiamento. Il modulo è relativo. Io vedo una partita col Breno che abbiamo fatto molto bene con un modulo diverso, oggi abbiamo fatto un'altra partita bene con un altro modulo. Ci voleva questo cambio di modulo magari per darci una scossa a livello emotivo, ma credo che lavorando in settimana con un determinato modulo e mettendoci questo atteggiamento possiamo fare bene con qualsiasi tipo di modulo. A questo punto tabù trasferta bisogna sfatarlo per forza. Vorremmo dare continuità a queste prestazioni, perché
comunque veniamo da due prestazioni fuori casa sotto gli occhi di tutti, dove il primo tempo lo sbagliamo. E il secondo tempo magari reggiamo un pochettino, anche se la scorsa partita era difficile, dove invece in casa è totalmente diverso, sarà per stimoli, sarà per non lo so, qualcosa che succede in settimana, che magari ci dà una scossa in più per farci fare bene. Però abbiamo dimostrato che in casa siamo una squadra per ora e fuori casa un'altra. Quindi il nostro obiettivo è quello la prossima settimana, fuori casa, di portare quello che abbiamo portato queste due partite in casa. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.